Ok, ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del gaming. Ho riflettuto su come andare avanti, visto che sto facendo questo racconto Deponia. Mi sono reso conto che io non sono ancora entrato nel municipio e qui c'è la freccia, mi era sfuggita. Eccoci nel municipio. Adesso prendo un numero. Ma dai. Magneti. Quelle balene che sono fantastiche. Se non fosse per loro starei ancora cercando i magneti nei cumuli di Mordizia. Quelle balene che sono fantastiche. Ok, ma Ah, ecco, me li ha fatti prendere. Ok. Distributore. Leva. Numero d'attesa. Numero fortunato. Poi. Sindaco, vuoi decidere cosa? Chi le... Cosa? Le darà asilo. Lotte vuole integrare la razza della comunità e qualcuno dovrà curarla. Spero che il sindaco scelga me per l'anima mamma delle pozze di favola. La punta della vita si è consumata grattando la ruggine che ci rimpetta. Vuoi che gratti la ruggine per te? Non sì. Perché cosa vorresti farne fare? Rufus? Rufus! Cosa? Bei cappelli, è una nuova moda. Il riparatore ti tira ora fa cappelli, perché non chiode la visita. Capisco. Dai, i pantaloni li ha fatti il costruttore di gazebo. Li ha fatti mia moglie. Beh, grazie lo stesso. Vabbè. La ragazza è mia! Sarai sindaco a Cincinnato. Come posso parlare con il sindaco? È facile. Prendi un numero e mettiti in fondo alla fila. Non potete farmi passare passare avanti. Ho un po' di fretta e... Capisco. Beh, è così. Vuoi la mia sedia? Posso portarti qualcosa da bere? Aspetti. E che ne dici di una fetta di torta? Davvero? Mi piace la torta al cassus. Ma senza senza ubetta, grazie. grazie. Torta al cactus. Ora ho fame. Mai sentita prima d'ora. Ah. Dov'è la ragazza ora? È nella sala riunione. È con il dottor Gizmo. E con lui devo Spero che parlare. sia svenuta. Spero che non sia ferita. Anch'io. Sarebbe difficile infilare tutti con le braccia rotte. Se è ferita, l'altra ci fa aprire per prendere il medicinale, giusto? Ah no, di nuovo, basta, basta con i cappelli. Tolgo il disturbo. Tolgo il disturbo. Se parlo con Micek non cambia Tolgo il niente. disturbo. E con Lobo non cambia Tolgo niente. il disturbo. Ok. Orari di apertura. L'ufficio postale aprirà le... in punto. Punto. Le cose in punto. Canta qualcosa. Salve, Salve Lotti. Ancora. Anche tu, uccello, che tornava. Dov'è la ragazza di Elysium? La principessa. La principessa Pucci Pucci, impollitrice nel passare la riunione. Ma certo, sapevo che eri qui per lei. È sempre la stessa storia. Una bella ragazza cade dal cielo. E tutti vanno subito a lei. Che faccia?
Voglio vedere il sindaco. Come tu prendi un numero? E aspetta il tuo turno. Voglio annullare ufficialmente la residenza da Deponia. Ma oggi non è possibile. Il sindaco è molto occupato al momento. Vuoi fare un'eccezione e farmi entrare prima degli altri? Il tuo turno? Quanto sarà il tuo numero? Niente eccezione. Nemmeno per me. Non per te! Ma la fila non avanza. Chi è il prossimo? Numero 62. Penso che sia Benzel. L'ha fatto richiesta. Ma se Benzel non c'è? È il suo turno. Benzel è il prossimo. Niente eccezioni! È il mio turno. No, è ancora il turno. Numero 62! Già! Benzel! Mi sa che devo andare a chiamare Benzel. Vado a Elysium con Gallo. In caso, sei nel posto sbagliato. Questa porta conduce all'ufficio del sindaco. Sienta solo con il numero. Quindi prende un numero pure mamma. Bene. E l'ufficio postale. L'ufficio postale è chiuso fino a nuovo ordine. E dritto alla sala riunioni? Devo parlarle. Deve sapere chi l'ha salvata. Inizia a sognare. Benissimo. E io sono annotito, qui c'è il dottore davanti. Allora, qui abbiamo il dottore. Ehi, Sveglia. Sonno profondo. Ottima diagnosi, dottore. Sono un esperto di... sonno. Come dorme tranquillo. Ci vuole un caffè extra forte. Polvere nera. Magneti, numero d'attesa. L'inventario andrebbe a fuoco. E Tony non lo ripara. L'inventario andrebbe a fuoco. Sì, va bene. Gizmo non capisce la mia filosofia sulla ridistribuzione. Eppure è facile. Allora, comando di apertura per cosa?
scatola di cartone. Pare che quando ci sia si arrivi d'amore. Ah. Perché qualcuno ce la mia ciaccia? Vado a capire. Pare che quando ci sia si arrivi. Ok. Perché secondo me devo andare a chiamare Wenzel. Wenzel Washington. Andiamo a casa di Wenzel. Diavolo, non so cosa passi per la testa a pensare. Non sa di essere piccolo e insignificante. A proposito, stai formando la coda. E allora, finché non trovo una vena idrica, non devo nemmeno presentarmi. Allora, per andare avanti, ci serve l'acqua. I palloncini. Mi ricordo i fuochi d'artificio di Capodanno. Il piano per i palloncini era ottimo. Era solo il giorno sbagliato. Adesso da capire come andare. Oh, un attimo soltanto. Ok, adesso dovrebbe registrare. Allora, andiamo. Dove era? Nel vicolo, giusto? Eccolo. Andiamo di qua. No, perché ho cliccato lì? Allora, torna qui al bar di Lonzo. Stanno sparando. Lonzo? Non ci sei? Non crederai a che mi è successo oggi. Già, probabilmente hai ragione. Allora perché non ti viene questo storia per te? Ma c'è tutto. Azione, tensione, storia d'amore. E no, no, una ragazza. Ora che ci penso. Sì, in effetti c'è un drago. Troppo tardi. Attenzione. Che ne dici di un cicchetto scacciapensieri? Beh, bene. Gli resistirai la mano. Devo solo passare che mantengo sempre. Ben detto. Hai sentito di quella ragazza sconosciuta? Ecco. Ragazza sconosciuta. Sì, ma non mi interessa. Non dirmi che te la condannerai con tipi dell'altro. Mi conosci. Sono sempre lì. Litigi da idioti? Sì. Hai qualcosa che ti ha una bella svegliata? Ma quando è qua, prendi il caffè, hai rotto di nuovo la caffettiera di Vittorio. Quante volte devo dirtelo? L'olio non va filtrato così. No, non parlo di semplice caffè. Mi serve qualcosa che ti faccia svegliare sul serio. Una specie di super tonico. Zonzo? Ok. Ok, lascia stare. Me ne vado. No, aspetta un attimo. Forse se so cosa ti serve. Scopriamo cosa c'è dentro la tenda. Eh? Si nota dalla forma. Tutti gli espressi di commessa appunto io. E lei ha messo anche un bel fiocco. Beh, resta una sola domanda. Cos'è questo espresso? Però non ne sono sicuro. Ah. Polvere di caffè nera e stimolante per i cavacchi da schizzatori.
Ma qua non c'è nulla di questo. Ecco. Sono delle alternative. Benissimo. Ho recuperato un po' di oggetti, vediamo se ce ne sono altri. Entriamo nella stazione d'emergenza, perché ho pochissimo tempo a disposizione per continuare a registrare, ma ci provo. Qui c'è una leva. Gizmo non c'è, ciao, posso giocare indisturbato con le sue modalità? Rialza, che forse devo prendere qualche oggetto prima. Armadito medico. Cavolo, è chiuso. Gas esilarante. Pagliaccio degli anestetici. Poi qui c'è un bisturi recuperato, un trapano da dentista, e poi c'è un albero che non credo debba essere recuperato. L'ultimo albero rimasto. Spero non schia. Altrimenti dove testerò gli amici. Ah, bene. Leva. Cosa succede adesso? Risparmierò le cinesi dopo. Manette, metafore abusate. Vediamo cosa c'è qui. Sembravano molto leggeri sullo scaffale. Da quando è sfondato lo spizio, non mi lasciano più prestare servizio civile nelle veliere di Nizia. Forse il nostro sistema climatico funziona davvero. Non ho capito questa cosa. Grimaldello. L'ho messo lì in caso di emergenza. Dannazione. Nessuna sbarra al mondo può fermarmi. Ecco, si è mossa. Quando hai sbattuto le palpebre. Ah, grazie. Nessuna sbarra al mondo. Ok. Allora, direi che di fermare l'episodio qui e andare avanti in questa in questo strano luogo la prossima volta, dove c'è anche la ruota della fortuna di OK, il prezzo è giusto. Chissà se girerà. Lo scopriremo. Grazie per aver seguito questo terzo episodio. Ci vedremo al quarto. Ciao a tutti.